La biblioteca della Fondazione Luigi Firpo di Torino conserva e mette a disposizione degli studiosi la prestigiosa raccolta di libri antichi, ora di proprietà dello Stato, a cui il grande storico del pensiero politico 1915-1989 ha dato vita nel corso di mezzo secolo. I generi e le tematiche rappresentate coprono gran parte della produzione editoriale tra la fine del 400 e il 1830. Di questa collezione, fra le più cospicue mai allestite in Italia da un singolo studioso, è stato pubblicato, grazie al sostegno del Consiglio regionale, il catalogo a stampa delle opere antiche in omaggio all'importante studioso piemontese.